Radio Parlamento. Non c'è da togliere nessuna cravatta, però vorrei sapere subito nome. Eleonora Bechis. E età? Io me ne sento 28. Partito? Partito ex Movimento 5 Stelle, adesso sono al gruppo misto nella componente Alternativa Libera. Professione precedente? Facevo la portinaia. Dove? Torino. Torino. Piemonte. Famiglia? Famiglia, ho due figli, due cani, due gatti e un compagno. Perché Eleonora hai deciso di fare politica? Penso che la politica la dobbiamo fare tutti i giorni, siamo cittadini, abbiamo il dovere comunque di informarci e di mandare avanti questo paese. È cambiata la tua vita? Come è cambiata? È cambiata radicalmente, sono cambiate le abitudini familiari, è cambiata anche tutto il mio stile di vita, ho ricominciato a studiare. Cosa fai esattamente per noi alla Camera? Arrivo dalla Commissione Lavoro e adesso sono in affari sociali. Sei d'accordo con la proposta del reddito di cittadinanza dei 5 Stelle? Sì, sono abbastanza d'accordo. L'importante è sempre tenere il focus sui centri per l'impiego, che sono la macchina che poi farebbe ripartire tutto il discorso. Ultimamente ti stai impegnando molto sul fronte degli ospedali psichiatrici, come sì, mai? Ospedali psichiatrici giudiziari dovevano chiudere al 31 di marzo e era in previsione di istituire queste residenze per la messa in sicurezza. Ma tu non sei d'accordo però su queste residenze, o sì? Lì, nel senso che sono state, per legge, dovrebbero essere pubbliche, invece vengono messe in mezzo anche delle residenze private, cosa che non permetterebbe a noi parlamentari di fare delle ispezioni e di capire cosa succede all'interno. I traditori sono Grillo e Casaleggio. Chi l'ha detto? Io. E perché? Perché hanno tradito quello che era il Movimento 5 Stelle alle origini. Senza il movimento di Grillo e Casaleggio non saresti mai entrata. Sicuramente, ma io ringrazio Grillo e Casaleggio per l'opportunità che mi hanno dato. Qual è la cosa che ti ha ferito di più nell'abbandonare il movimento? L'abbandonare un sogno che era il sogno poi degli italiani che ci hanno portato all'interno dell'istituzione. Leggo che tu continui a restituire parte delle indennità, ma dici anche che questi soldi restituiti anche da tutti quelli del movimento non servono a niente. Perché? Ma sono stati messi in un fondo statale che fino adesso non ha erogato nessun soldo, ma non lo erogherà, anche perché è un fondo di garanzia. Come ti mantieni in forma? Io ho detto prima che ho due cani, quando posso la prima cosa che faccio è andare in giro con loro. Un detto in dialetto piemontese. Fa che nabbia. Che vuol dire? Fatelo bastare. Ci accenni per favore una tua canzone del cuore. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi... A proposito di manicomi, di che anno è la legge Basaglia che li abolisce? Del 1978. Esatto! Riuscirai a tornare in Parlamento anche senza il Movimento 5 Stelle? Dacci due motivi per cui potresti riuscirci. Sicuramente metterei al primo posto la mia determinazione e al secondo posto gli argomenti che porto avanti, che sono le difficoltà. Grazie mille, grazie. Prego.